a tutti e a tutte, e a chi, e ringrazio Gianluca, Sonia, Massimo, Paolo per essere qui, ma ringrazio anche tutti gli spettatori e le spettatrici che in questo momento si sono collegati. Il webinar di oggi fa parte di un ciclo di eventi inseriti all'interno di Una Bella Impresa e prende il nome di Ruoli e Persone. Quindi parleremo proprio del tema dell'organizzazione. Dato il tema, non posso non citare una definizione, la definizione di organizzazione. Perché la voglio citare? Perché vedrete che poi i nostri ospiti, in qualche modo si intrecceranno continuamente con questa definizione. Un'organizzazione quindi si può definire come un insieme di persone con compiti e responsabilità definite che operano al fine di raggiungere uno scopo comune. Diventa quindi fondamentale convergere e far cooperare le persone e le loro energie al fine di raggiungere uno scopo che è ben chiaro. Chiunque di voi, magari viva, diciamo, le aziende, sa bene che ci sono dei leitmotiv che ricorrono immancabilmente, no? Alcuni di questi sono più dannosi di altri. Primo tra tutti il fatto di non avere dei ruoli che sono chiari e ben definiti, a partire dall'operatore fino ai dirigenti dell'organizzazione. Quindi talvolta si è anche portati a pensare che un ruolo, bene o male, si definisce da sé, no? E che il fatto di conoscere quelle che sono le proprie responsabilità sia un fatto di buon senso. L'esperienza ci dice ben altro, ecco, quindi se i ruoli di ognuno non sono ben definiti e chiariti e soprattutto condivisi, vi capiterà di sentire frasi come nessuno mi aveva detto di dover far questo o perché dovrei risolvere io questo problema. O ancora questa cosa non l'ho fatta perché la doveva fare il mio collega. Ecco, quindi il tema dell'organizzazione è un interrogativo costante per le aziende, che devono sempre cercare di assicurarsi di avere le persone giuste al posto giusto. Ed è quello che ha fatto Susie Mix. Susie Mix è un'azienda leader nel panorama italiano e non solo nel settore del pronto moda targato Made in Italy. A rappresentarla oggi qui c'è Gianluca Santolini, CEO di Susie Mix, Sonia Pappi, brand manager di Susie Mix, Paolo Comandini, marketing manager dell'azienda. Inoltre abbiamo Massimo Brogi, partner di Brogi e Pittalis, che tra l'altro è stato il titolare, il capo progetto quindi di un percorso vissuto da Susie Mix, proprio un percorso di riorganizzazione che a nostro avviso merita veramente di essere raccontato. È un percorso molto interessante e che vi potrà dare tanti tanti spunti. Quindi innanzitutto ringrazio voi per essere qui presenti oggi e per la vostra disponibilità. Vorrei partire subito con una domanda che torna indietro nel tempo, addirittura agli albori di tutto il progetto, perché credo sia veramente importante raccontare come tutto è iniziato. Poiché ritengo che molte persone che ci stanno seguendo forse si ritroveranno nella situazione in cui erano in quel momento Gianluca e Paolo. Massimo, com'è che hai conosciuto Gianluca e Paolo? Ho conosciuto Susie Mix per una comune conoscenza alla quale Gianluca si era rivolto per manifestare diciamo, i propri obiettivi, i propri desideri di cambiamento. Questa comune conoscenza gli consigliò di fare due chiacchiere con me. In questa telefonata che ebbi con Gianluca, Gianluca mi manifestò due ordini di questioni. La prima che riguardava l'interno. La seconda che riguardava l'esterno. Sull'interno lui vedeva la sua azienda
in una situazione di tensione, in una situazione di stress operativo crescente, in una situazione nella quale le persone si trovavano a sperimentare carichi di lavoro, diciamo, che gli venivano comunicati come difficilmente sostenibili. Lui stesso e i suoi soci facevano degli orari di lavoro, magari li fanno ancora oggi, spero in altre attività, che non erano più sostenibili. Dall'altro canto lui vedeva delle grandi opportunità sul mercato, rispetto alle quali però non riusciva a vedere la propria azienda come in grado di coglierle. Allora, di fronte a queste due esigenze, vorrei ma non posso e vorrei lavorare meglio con le mie persone, ci chiese di farci una riflessione e poi di fargli sapere se avremmo potuto aiutarli. La prima cosa che facemmo noi fu scaricare i bilanci dell'azienda per capire se questo disagio già si manifestava in termini quantitativi. E la sorpresa fu che trovammo un bilancio di un'azienda della quale tutti vorremmo essere soci, perché negli ultimi 5 anni l'azienda aveva fatto dei numeri di crescita a doppia cifra, doppiando ogni anno la crescita media del settore. Quindi, primo indicatore, Susimix cresceva più del 10% ogni anno, il settore faceva sempre intorno al 5 al 6 quando andava forte. Non solo, l'azienda faceva utile e generava liquidità. A che richiamai Gianluca e gli dissi che non c'erano già questi sintomi di tensione, che quindi io vedevo un'azienda molto sana, molto solida, ma c'era un ma. L'incidenza del costo del personale della Susimix rispetto all'incidenza del costo del personale sul valore della produzione dei suoi concorrenti era circa la metà. Ora, le statistiche sono statistiche, per cui dipende anche molto dal capacità, dal dimensionamento produttivo e dal tipo di organizzazione, per cui gli indicatori possono anche essere bugiardi, ma la metà è la metà, per cui non c'è molto da discutere. Io ricordo che in quella telefonata dissi a Gianluca: guarda Gianluca, secondo me ti conviene già assumere, cioè è evidente che siete pochi, perché i tuoi concorrenti fanno tutti più o meno con il doppio delle persone. E lì scoprì uno dei primi silenzi di Gianluca, quei silenzi che quando lui te li espone, quando uno impara a conoscerlo, dici: oh oh, probabilmente non gli ho detto una cosa che gli è piaciuta. E questa risposta a lui non piacque, quantomeno non lo soddisfece. Ecco, quindi lui non pensava che semplicemente assumendo l'azienda poteva superare quella che lui vedeva come una serie di disagi. Mi porti da Gianluca quindi a questo punto. Gianluca, perché non ti ha soddisfatto in quel momento la risposta di Massimo? Cosa c'è che non andava? Ciao. Allora, cosa c'è che non andava? Bravo Massimo, no? A capire tutto questo in una situazione così di crescita. Bravo, è stato bravo, ma voglio dire, la cosa difficile non era tanto quanto, a mio avviso, ecco, ovviamente, è vero, l'azienda cresceva, sistematicamente cresceva, abbiamo vissuto alcuni anni dove la crescita è stata esponenziale e nonostante le assunzioni che comunque abbiamo fatto in quegli anni non erano sufficienti per andare a coprire quello che poteva essere il fabbisogno, no? E questa cosa ha generato dentro tutti noi, non solo me, ma da un pensiero un po' condiviso da parte di tutti, insomma, noi si continuava, sì, a mettere dentro gente più o meno in una maniera, in una misura adeguata a quello che era, a quello che credevamo fosse adeguato alla crescita aziendale, ma ci portavamo dietro, io ricordo bene, quella sensazione triste anche che quando assumi qualcuno poi questo di fatto non dà nulla, quindi io più persone assumevo e più mi ritrovavo a fare ore e ore e ore di lavoro, al che insomma, cioè, abbiamo avuto dei momenti in cui veramente ritenevamo che fosse inutile assumere persone, no? Così abbiamo perso un passaggio, ecco, in tutti questi ruoli e competenze fondamentali. Insomma, Massimo in questo ha sicuramente a ridistribuire un po' quelle che erano le competenze e i ruoli che dovevamo assegnare a ogni persona. Quindi noi abbiamo assunto persone senza
sapere bene che cosa fargli fare, e il risultato che abbiamo ottenuto era del tutto insoddisfacente. Il dilemma era: ok, che devo assumere, ma chi? Come? Devo assumere chi, cosa fargli fare, capire anche forse da parte nostra come farci aiutare, perché è indubbio che una risorsa in più, se posizionata bene, porta quel valore aggiunto, soprattutto in un'azienda che sta crescendo. Ora è un pochino più facile quando l'azienda è stabile, ma noi abbiamo vissuto quegli anni piacevolissimi, perché insomma tutti vorrebbero avere quel problema, ma li abbiamo vissuti davvero con un'ansia, un'angoscia terrificante, perché nonostante le assunzioni e le persone che abbiamo cercato e che abbiamo inserito, comunque fortunatamente l'azienda cresceva, ma rimane il fatto che le persone che noi mettevamo dentro, comunque era sempre un elastico molto, molto, molto tirato. Questo è successo. Hai dato un bel quadro, Gianluca, in realtà ci hai dato... Ah, ci hai preso un pieno, è veramente molto interessante quello che racconti, no? Vedere come sì, ci sono le possibilità economiche, ma non è sufficiente, perché mancava in quel momento un disegno organizzativo che vi permettesse di, questa parola è un po' brutta forse, no? Incasellare le persone nel posto giusto al fine di far funzionare nel miglior modo possibile l'organizzazione e soprattutto dar modo a tutte le persone di dare il loro contributo nel miglior modo possibile. Mi hai lanciato un po', hai iniziato un po' a raccontare un disegno di quello che era l'azienda. Mi piacerebbe quindi spostarmi proprio su Paolo, no? Per dare modo anche a chi ci ascolta di capire il cambiamento che è avvenuto. Paolo, se dovessi descrivere quindi l'azienda, si parla di circa 3-4 anni fa, correggetemi se sbaglio, è giusto? Sì, più o se meno dovessi sì. descrivere l'azienda 3-4 anni fa, ma anche proprio a livello, se vogliamo, visivo, ecco, cos'è che è cambiato e cosa è diventata oggi? Allora, se tu guardi visivamente, se tu entri oggi e entravi 4 anni fa, fondamentalmente non è che trovi tante differenze, trovi sempre tanto caos perché è dovuto alla gente che fortunatamente ci viene a trovare, ma è un caos bello, ci piace fare il nostro show perché arriviamo e siamo sempre col sorriso da presentare ai nostri clienti con il buongiorno, e comunque in mezzo al caos, che molte volte Luca ci sgrida perché dice che siamo troppo, troppo caotici, siamo anche poco belli da vedere, però il bello è proprio vedere proprio il fermento che c'è quando si arriva in azienda. Ma c'era 4 anni fa come adesso, solo che adesso è un po' più ordinato. Sappiamo che i nostri ragazzi sanno già quello che devono fare e sono perfetti, perché abbiamo messo insieme un team, grazie comunque all'aiuto anche di Massimo, che ci ha aperto gli occhi, perché ci ha fatto capire veramente che le persone vanno messe nel posto giusto, come dicevi giustamente te, nel posto giusto, al momento giusto, e loro sapranno fare il massimo, e questo serve per la crescita di ogni azienda. Però molte volte ci si dimentica e si dà veramente per scontate tante situazioni. Era un'azienda che comunque stava crescendo, però stava crescendo comunque sempre con il fiato corto. Invece adesso abbiamo sempre il fiato corto, però riusciamo a guardare anche oltre quello che è il nostro quotidiano, con progetti nuovi, e sempre comunque sempre sul lavoro, perché il lavoro è quello che ci piace, la nostra azienda è quella che abbiamo creato e che comunque vogliamo continuare a sviluppare sempre con progetti nuovi, idee nuove. Anzi, dobbiamo stare un po' più tranquilli, perché sennò non ci stiamo dietro ancora, non ci stiamo dietro. Non so, mi viene quasi da chiedermi se in un momento così di grande crescita, solitamente le riorganizzazioni sono associate a crisi aziendale, l'azienda va male, c'è bisogno di una riorganizzazione. In realtà per voi no, l'azienda stava andando molto bene e avete deciso di fare un percorso di questo tipo. Non so, forse è più difficile in questi casi? Sì, forse è più difficile, perché come diceva Gianluca, le cose a un certo punto ti dici: ma perché lo devo fare? Le cose, lavoro, guadagno, i fatturati crescono in continuazione, ma per quale motivo? In fin dei conti, tirare per tirare, la mattina ti alzi e comunque lavori tutto il giorno, cosa cambia? Cambia che comunque
ti dà più soddisfazione, perché quando vedi un team affiatato e che comunque i numeri continuano a crescere, nonostante che la fatica non è che sia aumentata rispetto a quello che era, anzi, fondamentalmente in proporzione è diminuita, perché sai che quelle persone lì riusciranno a fare il lavoro che avresti fatto tu di persona, e tu sei tranquillo perché lo sanno fare bene, perché gliel'hai insegnato, perché hai trovato le persone giuste e hai capito, ti hanno insegnato anche a noi, ci hanno a vedere la parte giusta delle persone, comunque vedere dove possono dare il massimo. Magari una persona la vedi che la ubichi in una posizione che è sbagliata e allora ti innervosisci, dici non sa fare niente, però se la prendi e comunque apri la tua mente e la sposti magari in un altro settore, in un altro ambiente, a contatto con altri suoi colleghi, darà il massimo, e noi ci capita tutti i giorni. Hai lanciato due temi importantissimi, da dire, almeno io ne ho individuati al minimo due: la pratica della delega, tanto bella quanto difficile, e quella della scoperta dei talenti, delle capacità anche, delle competenze delle persone che abbiamo in azienda. Ma andiamo avanti. Massimo, quali sono stati quindi gli step che avete iniziato a intraprendere? Che cosa avete fatto? No, sei arrivato qua, la situazione era quella, cosa è stato fatto? Innanzitutto abbiamo cominciato a usare la sala riunioni, dove nessuno ci si sedeva, perché letteralmente ai soci veniva l'ansia dallo staccarsi dalla parte operativa, quindi non prendevano proprio in considerazione il mollare il bancone dove stavano fisicamente. E grande lavoro di grande generosità che Paolo in primis ha fatto nei confronti di Gianluca è stato proprio quello di renderlo, come dire, tranquillo, che nel momento in cui lui si riuniva con me, ma anche con tutti gli altri professionisti che hanno collaborato a questa attività, diciamo, l'azienda andava avanti. Quindi abbiamo cominciato a mettersi a sedere e ragionare. Il primo percorso è durato circa 3 mesi. In questi primi 3 mesi abbiamo messo le basi del cambiamento che loro stavano affrontando. Io credo che la cosa più importante che sono stati capaci di fare questi signori è stato quello di creare un'organizzazione che fosse su misura della proposta di valore che questa azienda erogava al proprio cliente. Clienti che erano molto contenti di quello che faceva Susie Mix, ma le fatiche rimanevano tutte all'interno, perché l'organizzazione non era disegnata su misura del cliente, o meglio, lo era talmente che tutti facevano sostanzialmente dei ruoli multipli, no? Quindi era molto difficile pensare a una specializzazione di funzioni. Quindi credo che nei primi 3 mesi la cosa più importante fatta sia stata proprio quella di definire gli obiettivi di questa impresa, che era quelli dei soci, condividerli con le persone e descrivere l'organizzazione che meglio era in grado di soddisfare questa proposta di valore, cercando anzitutto all'interno le persone che potevano già ricoprire questi ruoli, compresi i soci. Per cui prima di andare fuori a cercare, e in questo diciamo la capacità riflessiva di Gianluca, il suo grande senso critico, ogni volta ci riportava alla realtà, a dire ma forse io sta persona ce l'ho già dentro, prima di inserire nuove persone. E quindi abbiamo guardato all'interno chi potesse andare a ricoprire queste caselle che intanto avevamo creato e che qualcuno doveva andare a inserirci dentro, a agire sostanzialmente, no? E chi è entrato in queste caselle? Ce l'abbiamo qua, sicuramente una delle persone che ha visto cambiare il proprio ruolo in azienda. Sonia, tu circa 3 o 4 anni fa ti occupavi di tutta la fase di accoglienza dei clienti, quindi un momento indubbiamente molto importante. Ma il tuo ruolo come è cambiato, ecco? Come si è evoluto? E diciamo che l'iter all'interno dell'azienda, il mio almeno, è abbastanza anomalo, ma io lo reputo speciale. Io ho iniziato qui dentro durante i miei studi come, insomma, un part-time per aiutare la sistemazione del magazzino. E ho passato e ho visto tutto quello che era Susie Mix, da appunto il magazzino, poi come venditrice, poi sono stata portata insomma nel front, dove mi sono occupata per molto tempo dell'accoglienza clienti, vista insomma le mie doti di chiacchieratrice
seriale a tutti i nostri clienti, e ancora oggi ovviamente non mollo. E dall'altro lato, insomma, ho acquisito anche responsabilità dal punto di vista dell'immagine del brand, e insomma, anche da analisi dati, statistiche, insomma, decisioni, sempre accompagnata ovviamente da Paolo e Gianluca, che sono sempre presenti in azienda proprio nell'operatività, come dicevamo prima. Ho avuto sì un'evoluzione, una grande evoluzione, un cambiamento, una scoperta e una formazione che è nata qui. Cioè tutto quello che io so fare l'ho imparato qui e l'ho creato qui, nel senso che è stata una formazione data da me stessa, ma data ovviamente a tutto quello che era il contorno, e ovviamente portata anche da questa riorganizzazione che è avvenuta a partire da 4 anni fa, e ha risistemato, ha messo un po' le cose al proprio posto, dando e creando spazi ad hoc anche per guardare altri orizzonti, quindi incrementare le nostre energie verso dei progetti che prima proprio per questione anche solo di tempo non si era in grado di fare. Quindi l'ottimizzazione del tempo per me è stata insomma una scelta essenziale in SusiMix da 4 anni a questa parte. Fondamentale, questo tempo che ci sfugge sempre, quindi è un altro tema chiave, se vogliamo, no? Un output fondamentale di un processo di riorganizzazione. Mi piacerebbe sentire Paolo e Gianluca e chiedere loro il perché di Sonia, no? Cosa avete visto in lei? Anzi, in realtà quando ne abbiamo parlato, ricordo proprio che mi avete detto la sua grande capacità di osservazione, giusto? Che poi si è anche, se vogliamo, riversata non solo sulla sua capacità di osservare i clienti, ma anche i dipendenti, quindi tutti i successivi inserimenti che sono stati fatti. Questa la so, rispondo io. Il direttore. No, sarò breve, anzi brevissimo. No, io ricordo bene il perché di Sonia, presente quando si incontrano quelle persone che così mentalmente sono sempre là di fronte a ogni tuo concetto, no? Quando tu, insomma, io credo che noi facciamo giornalmente qualcosa come centinaia di scelte, un po' come tutti, no? Ma quindi, insomma, abbiamo 100 occasioni in un giorno per porci degli interrogativi, è meglio fare questo o quell'altro, questo cliente chiede questo, chiede quell'altro, ed è un continuo confronto anche fra di noi. In Sonia abbiamo trovato, almeno io personalmente, ho trovato lo stesso identico concetto mio. Quindi quando io pensavo una cosa, come avrei risolto un determinato problema, lei pensava la stessa identica cosa. E quando faceva una roba per chiedermelo, era una roba che comunque era la stessa esattamente che avrei fatto io. Quindi è nato proprio quel feeling e quella cosa che di volta in volta, dopo un po' di tempo, ci ha portato a, insomma, ad avere una stessa visione. Ecco, quindi una persona esattamente come me, al che dico, beh, perché non la metto lì a fare quello che sto facendo io? Ecco, molto semplicemente, però questo è quello che è successo, lì è dove io ho incontrato Sonia ed è per questo che l'ho scelta. Beh, sicuramente l'unione, mi viene da dire, di visione e di valori sottostanti è stato questo che ha permesso la creazione di un legame di fiducia così forte che poi vi ha portato a delegare a Sonia tutta una serie di responsabilità che fino a quel momento vi eravate assunti voi, e che poi vi ha permesso a vostra volta di dedicarvi molto di più a tutto il lato, se vogliamo, di strategia, di visione dell'organizzazione, a cui forse, mi permetto di dire, prima non riuscivate a dedicare tanto tempo, comunque un tempo adeguato, ecco. La Sonia, se posso dire qualcosa, la Sonia è una bella coppia nostra, che beh, è facile, diciamo, perché ha una parte di me e una parte del mio socio, perché ha, vabbè, il carnevale che parlavo prima lo sa fare anche la Sonia, però allo stesso tempo sa essere ben precisa e comunque sa esattamente quello che va fatto, come Luca, perché cioè Gianluca ha questa forza qui e lei è un bell'unione tra di noi, e quindi
è stato anche, diciamo, fra parentesi, facile inserirla come pezzo importante all'interno della nuova società, quindi anzi è il futuro. Queste persone qui sono quelle che vogliamo accanto a noi, ecco. Quello che ci darà il tempo di fare tante altre cose. Questo molto è quello che... Bello. Molto bene. Grazie. Io ho una dichiarazione così, non l'ho mai sentita. Io dico sempre, ho sempre un aneddoto molto carino, che quando io ho iniziato qui, ero come una bambina, no? Che imparava ad andare in bicicletta, e i bambini quando vanno in bicicletta hanno questi due ruotini che li supportano, e questi due ruotini per me erano appunto Paolo e Gianluca, i quali mi hanno accompagnato nel mio percorso, e pian piano, staccandomi i ruotini, io ho imparato ad andare in bici da sola e andare sempre più forte e con più sicurezza, sperando di vedere anche dei paesaggi ancora più belli di quelli che ci sono, insomma, stati finora. Quindi riassume un po' questo. Poi con dei maestri come loro posso dirvi, per la costanza, la presenza, è facilissimo imparare. Io ho voluto imparare tante cose da loro, osservandoli principalmente, come dicevi tu prima. Però una cosa estremamente fondamentale è proprio la loro presenza e costanza e operatività. Perché loro sono sempre stati come tutti. Cioè non c'è quello step di divisione, lo fai tu perché tu sei lì, io faccio altro. Cioè c'è sempre stata un equilibrio, e l'equilibrio torna un po' al discorso della bici, quindi diciamo che è il fil rouge di questo bellissimo bilancio che si è venuto a creare tra di noi. Non so se Massimo è d'accordo, ma a me queste parole fanno proprio... Assolutamente, pensare. Quello che ho sempre percepito con un grande valore all'interno di Susie Mix è proprio questo valore di fondo, che la squadra è la squadra, e così come accoglie e diciamo potenzia e dà possibilità di crescere a chi fa parte di questa squadra e crede in questi valori, al tempo stesso in qualche modo chiama fuori coloro che in questi valori non ci si riconoscono, no? Quindi è un motore veramente forte, e sta secondo me proprio al centro di una delle cose più importanti che ha fatto Susie Mix, ovvero ha accettato il cambiamento. Perché un conto è vedere dov'è il mercato e dire non ci posso arrivare. Un conto è dire ok, vedo dov'è il mercato, adesso io decido che farò queste cose, e non è ancora sufficiente perché poi le devo fare. Quindi se Sonia, come altri, aveva le capacità e il talento per stare in quel ruolo, quello che hanno visto Paolo, Gianluca, Michela, che è la socia assente in questo momento, ma diciamo è la persona che si occupa da sempre del prodotto, dello stile della Susie Mix, loro hanno detto ok, a Sonia forse occorrono delle competenze che noi non siamo in grado di dargli. Quindi hanno accettato la consulenza di Project Vitalis, hanno accettato il percorso formativo che è venuto dopo, quindi altri formatori che sono arrivati, hanno accettato di dare a queste persone le competenze che gli servivano per ricoprire quei ruoli. Quindi il cambiamento dall'interno, da soli, è difficile da fare. Quindi hanno accettato il cambiamento, hanno tenuto forte la barra dell'organizzazione verso il cliente, al punto che io rimanevo sorpreso quando i clienti telefonavano, chiedevano il prodotto e Sonia gli diceva no, io il prodotto non te lo posso dare. E gli dicevo, ma Sonia, qual è il calcolo che fate? È molto semplice, Massimo. Vado a vedere il fatturato pro capite della Susie Mix per abitante in quel codice d'avviamento postale. Per cui quando parliamo di obiettivi, in questa azienda gli obiettivi erano talmente chiari che una persona a quel tempo, come si dipinge Sonia, che stava imparando e che aveva le routine, ma già sapeva qual era il binario nel quale doveva stare. Quindi la grande capacità di Paolo, di Gianluca, di dare degli obiettivi chiari alle persone, di dire se è così lo puoi fare, se no non lo puoi fare. Quindi il valore che davano al loro cliente, che danno ancora, è anche proprio quello di dire a quel cliente il prodotto è solo per te, però lo devi vendere, mi devi pagare, perché se non lo vendi abbastanza, se non mi paghi, non sei più un mio cliente. No. Dico bene, Sonia, fate ancora così voi. Sì, assolutamente, la continuità anche per la tipologia del nostro prodotto è essenziale, quindi serve una fidelizzazione del cliente, e è una delle cose più difficili dire di no,
cioè come se io rinunciassi a una parte di fatturato, ma so che questa scelta porta poi a un'evoluzione, a uno sviluppo invece di un cliente consolidato che altrimenti mollerebbe e non avrebbe la possibilità di crescere. Quindi l'obiettivo è appunto quello di far crescere con dei limiti di tempo, dei limiti di fatturato, determinate condizioni commerciali che poi porteranno a quello che è l'obiettivo che noi ci siamo prefissati. Se quello non viene raggiunto, allora lì sì che si può pensare di modificare insomma la distribuzione. Ecco, questo è un piccolo esempio. Però assolutamente sono d'accordo che ci sono dei capisaldi e ben fermi da seguire come linee guida all'interno dell'azienda. Quindi l'organizzazione c'è. L'evoluzione e la formazione sono assolutamente essenziali proprio per dare delle competenze sfruttando le capacità delle persone, come tu mi insegnasti all'epoca questa cosa meravigliosa che mi è rimasta sempre ben in mente. E quindi questo è il binario che stiamo cercando di seguire e proseguire. Bello. Secondo me una delle frasi che rimarrà tra le tante è che si può dire di noi clienti, cosa che spesso quando andiamo nelle aziende, no, ci dicono no, ma però bisogna prenderli tutti, come si fa a dirgli di no? E invece SusiMix ci insegna che quando abbiamo degli obiettivi ben chiari si può dire anche di no e con ragione. Massimo, in realtà mi hai lanciato la palla per parlare del successo delle riorganizzazioni. Dovete sapere che noi l'anno scorso, proprio in questo periodo, abbiamo svolto un'indagine insieme a SCR, che è una società di consulenza e formazione con sede in Romagna, e durante questa indagine, che è rimasta aperta per circa 2 settimane e abbiamo ottenuto oltre 120 risposte, da questa indagine abbiamo voluto capire quante aziende hanno svolto percorsi di riorganizzazione e come sono andati questi percorsi di riorganizzazione. Allora, tenete conto che gli esiti sono stati insufficienti o appena sufficienti, quindi molte persone che si sono trovate protagoniste in percorsi di riorganizzazione hanno dato dei feedback negativi. Addirittura in un'indagine svolta dalla McKinsey è stato evidenziato che soltanto il 23% delle riorganizzazioni aziendali hanno successo, quindi una percentuale veramente molto bassa. Io chiedo a Luigi se mi può dare la possibilità di condividere lo schermo, perché avevo piacere di far vedere anche un paio di grafici, ovviamente se è possibile. E diciamo questo tema mi porta un po' a chiedere a Massimo come in questo caso si è raggiunto il successo, cosa ha portato il progetto che avete intrapreso insieme ad avere dei buoni risultati, ecco. Devo dire che l'azienda da allora ha cambiato e è cresciuta in termini di mercato, in termini di persone. Il successo credo sia stato determinato dal fatto che in 18 mesi, così tanto abbiamo collaborato, abbiamo affrontato sia la riorganizzazione iniziale, poi le politiche di gestione del personale e infine la formazione delle persone, tenendo sempre però dritta la barra del cliente, cioè quello che secondo me è stata la forza ed è ancora la forza di questa azienda è che se un'attività non è a valore per il cliente e se non è tirata dal cliente, loro non la fanno semplicemente, la fanno morire, no? Quindi in questo senso Gianluca, ma anche Paolo, che fanno questo mestiere quasi da 40 anni, mi sbaglio? Ancora 40 anni no, ma insomma 35. Siamo avanti anni, ma non così tanto. Diciamolo. C'ho la barba, però. Gianluca, da quanto fai questo mestiere, Gianluca? No, è tanto. Sono sicuramente più di 30 anni, Massimo. 30 anni. Varie forme, però sono più di 30 anni che così siamo nel commercio dell'abbigliamento, siamo in questo settore. 30 anni, sì. Come si fa in più di 30 anni a restare
sulla cresta di un'onda più o meno alta, ovviamente, no? Perché non tutte le onde sono state alte le vostre, a volte magari avete anche, l'avete anche presa in faccia forse l'onda, però prevalentemente siete stati sopra quest'onda per 30 anni e ci siete ancora. Come si fa? Qual è il vostro segreto che vi sentite di condividere con gli altri? Ora, non proprio tutti i segreti, perché... non tutti. Cioè, per quanto mi riguarda, insomma, la serietà, no, con cui si fanno le cose, Massimo, tu poi lo sai bene, è una di quelle cose che hai così avuto modo di vedere da subito. E la serietà e il rispetto per quello che è il cliente e per quello che è il nostro lavoro. Noi, nello specifico, abbiamo da sempre cercato di dare un servizio, oltre che vendere abbigliamento, una cosa che fanno in tanti e fanno tanti i nostri competitor. Io credo che una differenza rispetto a tanti competitor nostri è proprio il servizio che diamo. Sono sicuro che oggi, oltre al prodotto, che sicuramente è vincente rispetto a tanti altri, ma il tipo di servizio che diamo noi è un valore aggiunto non indifferente che ci fa scegliere magari rispetto ad altri. Ecco, questa è un pochino la mia visione, la mia opinione, ed è una cosa che facciamo e cerchiamo di fare da sempre, insomma. Quindi è proprio il fatto che voi andate a svolgere quelle attività che i vostri clienti hanno fatica a svolgere. Quindi ricordo che quando analizzammo il vostro cliente, voi andavate proprio ad esaminare le attività che deve fare il cliente, allestire la vetrina, proporre il prodotto, e grazie a tutti i servizi che voi mettete su, voi consentite al vostro cliente di fatto di vendere di più e di vendere sempre un prodotto che fosse più fresco. Quindi in questo siete stati veramente imbattibili, e secondo me lo siete ancora. Che dire? Io, Massimo, però non ti lascio scappare, perché secondo me i nostri ascoltatori vogliono sapere cos'è che è avvenuto, no? I segreti per una riorganizzazione di successo. Facceli. Allora, diciamo, sono questi quattro pezzi qua che abbiamo fatto con Susie Mix. Abbiamo condiviso anzitutto gli obiettivi con i soci, e questi obiettivi sono stati condivisi con i dipendenti. Già fare questa cosa è estremamente, estremamente difficile nella maggior parte delle imprese. È la prima cosa che abbiamo fatto. Successivamente abbiamo condiviso il primo organigramma e abbiamo individuato quali fossero i ruoli mancanti all'interno dell'azienda. Abbiamo cercato questi ruoli tra le persone esistenti, ma soprattutto conoscendo le persone, ma cercandole anche fuori, quindi introducendo all'interno dell'azienda quelle competenze che servivano per selezionare le persone. E in questo Sonia molto rapidamente ha acquisito queste competenze, diventando autonoma in breve tempo nello svolgere questi colloqui. Infine abbiamo rimesso ordine a tutte quelle politiche di gestione del personale, quindi le retribuzioni, i livelli, il sistema di incentivazione. Su questo ci sono state delle belle discussioni, Sonia, ti ricorderai sicuramente, con Gianluca, tutti gli aspetti che hanno riguardato il riordino anche del sistema di incentivazione. Questi sono i quattro pezzi di un percorso che ha durato 18 mesi, ma che ha avuto successo unicamente perché al centro c'è stata la loro voglia, il loro desiderio di cambiare, senza il quale, e di confrontarsi pariteticamente con i propri dipendenti, perché loro stessi avevano bisogno di un ruolo. Senza questi due ingredienti, desiderio di cambiare e consapevoli che il ruolo di tutti, compreso quello dei dirigenti, va messo in discussione, i progetti di riorganizzazione difficilmente possono avere successo, e non c'è consulente che è in grado di portare il cambiamento. Molto bello. Secondo me in questa chiacchierata abbiamo tirato fuori veramente tante perle dal fatto dell'importanza di credere al cambiamento, di volere il cambiamento, come hai sottolineato tu ora, di capire di essere parte del cambiamento, no? Il cambiamento non può non avvenire se noi non ci mettiamo entrambi i piedi. La cosa anche molto interessante del vostro racconto è stato quello di sentire come il cliente sia sempre stato lì presente, no? Quindi l'azienda ha vissuto un percorso di riorganizzazione, ma con un punto fisso,
con il desiderio di soddisfare il cliente, di anticipare addirittura, potrei dire, i suoi desideri, no? I suoi bisogni. Quindi tutto è stato fatto con l'ottica proprio di voler mantenere alto il livello di soddisfazione del mercato. Non so se ci sono delle domande da chi ci ascolta. Vediamo un po', anche se siete, io vi ho tappezzato di domande, quindi devo dire che siete stati molto bravi. Avete risposto a tutte le domande. Allora, no, non ci sono altre domande. Che dirvi? Io intanto vi ringrazio, perché per me è stato un grande piacere potervi intervistare e anche potervi conoscere, perché prima Sonia diceva delle prime volte, no, del suo inizio in SusiMix. Io, quando ho mosso i primi passi in Brogi e Pitalis, voi dovete sapere che il caso di SusiMix è stato uno di quelli che più mi hanno raccontato, ecco, quindi... Siamo onorati di essere citati ancora. Ah, ecco, è arrivata una domanda da Lorenzo. Grazie Lorenzo, e ci chiede: quanto tempo ci vuole per un progetto come questo? Gianluca ci saluta. Ciao Gianluca, grazie mille di essere stato con noi. Scusate. Ciao. No, siamo noi che ci siamo un po' dilungati, non ti preoccupare. Ciao Gianluca. Vado. Ciao. Ormai con i tempi, infatti. Ora sono tutti organizzati. Organizzato, vedi? Esattamente come avevamo detto poco fa. Esatto. Io ricordo che come tempi furono dettati dalla stagione, e quindi noi cominciamo a lavorare quando fu possibile, quando avevano del tempo a disposizione. Quindi il primo lavoro grosso è stato fatto in 3 mesi. I primi pezzi, quindi obiettivi, organizzazione e definizione dei ruoli, colloqui con le persone e individuazione dei soggetti che potevano meglio ricoprire quei ruoli. Poi ci sono stati altre attività che hanno riguardato l'affiancamento delle persone al ruolo, la selezione delle nuove persone, l'inserimento nei nuovi ruoli e poi le attività formative, che a quel punto però si innestavano in un'organizzazione esistente. E quindi in qualche modo è il mantenimento e lo sviluppo continuo, quello che poi loro dicevano, non è che ci si può fermare mai dalla riorganizzazione. Nel complesso mi pare che il tutto durò circa 18 mesi, perché cominciamo verso aprile, mi pare, del 2017, e verso settembre 2018 più o meno il grosso venne fatto, e diventaste autonomi su quasi tutti gli aspetti. A quel punto rimase una forma di consulenza, di rapporto piacevole tra noi, ma diciamo che i metodi e le competenze le avevate internalizzati, ecco. Sì. Anche grazie ai professionisti che nella formazione conosceste e che penso ancora alcuni di loro lavorano con voi, come nell'area della comunicazione, ad esempio. Assolutamente, risorse preziosissime poi per il nostro sviluppo, assolutamente presenti e sempre ancora presenti. Quindi 18 mesi con, diciamo, alcune tra virgolette pause che hanno tenuto conto anche, appunto, come dicevi tu, della stagionalità. Un'altra domanda, e qui mi rivolgo soprattutto a Paolo e Sonia: un progetto come questo ha aumentato il valore della vostra impresa? Io direi proprio di sì. A parte il valore proprio economico, è proprio un valore, cioè quello che è partito prima è stato il nostro cambiamento, di noi titolari, o comunque che, perché se il fatto che tu mi dicevi prima che molte riorganizzazioni non funzionano, credo che non funzionano perché il titolare, o comunque da chi parte, non ha voglia di modificare il proprio modo di lavorare, o comunque di accentrare il lavoro su se stesso. Forse la cosa più brava, la cosa migliore che ha fatto Massimo è capire come andare ad aprire quella porticina che ci diceva, in cui poter dire: guarda che devi cambiare tu per primo per poter cambiare gli altri, comunque per trovare la giusta posizione degli altri. Quindi la grande cosa che ha fatto Massimo, a mio parere, è stata quella. E quello che posso dire
che se non cambi, se non sei disposto tu a cambiare per primo, è fatica trovare il meglio nei tuoi collaboratori o trovare il giusto posto. Anche se tu mi metti 100 consulenti o le persone più brave o che mi possono aiutare, ma se non sei primo ad accettarlo, la tua crescita non ci sarà, ecco, a mio parere. Ecco, quello è quello che è cambiato in noi, è stato quello, il cambiamento interno, interiore sicuramente. E il valore è non tanto valore, come dico, economico, ma io mi sento più arricchito da quello che è successo, perché attorno a me ho tanta gente che sa fare il proprio mestiere e son felice di collaborare con loro. In primis la Sonia, che è entrata con noi e comunque adesso fa parte integrale di una società nuova, quindi anche questo ci ha aiutato a capire che comunque non c'eravamo solo noi tre, i fondatori, ma c'erano anche tante altre persone che aspettavano solo il momento di avere un'occasione e l'opportunità di poterlo fare. E chi meglio di lei poi poteva essere in questo momento? E poi tanti altri anche magari. C'è un'altra domanda da Paolo che ci chiede: un tale modello di riorganizzazione può essere replicato anche in un ente pubblico? Ah, una domandina facile si fa. Esatto, molto facile, preaperitivo. Già si dice ente pubblico in Italia, non abbiamo detto niente, no? Perché ce ne sono così tanti di enti pubblici. Certo che il futuro della pubblica amministrazione in questo periodo è, insomma, molto, molto interessante domandarsi quale sarà, perché comunque sono sempre fatti di persone e le persone che si trovano all'interno della pubblica amministrazione, comunque la maggior parte di loro, io penso, desiderano fare un percorso di crescita anche personale. Quindi direi sì, certamente con metodi diversi da questi, dove non c'è un imprenditore che a un certo punto chiama a sé le sue persone e in qualche modo la struttura accoglie, ma al tempo stesso anche fa uscire soggetti che non sono allineati in termini di valore, no? Perché gli enti pubblici sono notoriamente anche strutture più rigide, non perché sono semplicemente più sindacalizzate. Però io direi che ci potremmo provare, dipende anche dalle dimensioni dell'ente pubblico, Paolo, quindi non esageriamo. Grazie. Grazie a voi per le risposte, soprattutto a chi ci ha fatto delle domande, tutte veramente molto utili e interessanti. Bene, io direi che siamo 100 dipendenti, ci dice Paolo. Però 100 dipendenti, Avremo bisogno, secondo me, Paolo, Sonia, ancora di più collaboratori rispetto a quelli che abbiamo portato in SusiMix. Però la possiamo mettere su una squadra per affrontare una sfida da 100 dipendenti, dai, Troviamo tante Tania Fiorini, tanti Massimo Ciotta, troviamo tanti collaboratori. No, scherzi a parte, diciamo che abbiamo la possibilità, attraverso società con le quali collaboriamo, di mettere in essere tutte le competenze che servono, perché occorreranno competenze diverse in un ente pubblico, non sono le stesse competenze che sono servite a SusiMix, alle persone di SusiMix. Certo. Quindi, ma il percorso non penso che possa cambiare, il percorso io penso sia sempre lo stesso. E poi c'è un ingrediente fondamentale che è quello della volontà, no? Della volontà, soprattutto della sponsorship, come diceva anche Paolo prima, quanto è importante la sponsorship da parte dei dirigenti nell'effettuare un percorso del genere. È fondamentale, mi viene da dire. Dice Paolo, ci ha perso un attimo, non so se hai sentito quello che ha detto adesso Silvia, comunque la sponsorship iniziale, il commitment iniziale è molto importante, quindi se all'interno dell'ente pubblico nel quale tu lavori pensi che ci possa essere un tale commitment, il percorso non penso possa cambiare, occorreranno competenze, occorreranno tempi, occorreranno attività probabilmente diversi, ma il metodo è sempre quello, perché abbiamo sempre a che fare con persone che devono soddisfare un valore per qualcuno che lo riceve, ecco, quindi i metodi sono quelli. Benissimo, benissimo. Niente, io a questo punto vi ringrazio, era Gianluca, se n'è già andato, ma lo ringrazio nuovamente. Paolo, grazie mille. Grazie. Sonia, siete stati veramente, mi ha fatto molto piacere avervi qui. Ringrazio Massimo anche per tutti i consigli
che ha dato e tutti i partecipanti, le partecipanti che ci hanno seguito fino a questo momento. È grazie venerdì, a tutti. Sono le 6, ora si va a fare aperitivo, direi, a questo assolutamente punto. Non c'è traffico per andare al mare. Paolo e Sonia sono degli esperti. Sicuro. Su questo possiamo dare anche delle lezioni noi. Potremmo fare un percorso di riorganizzazione sugli aperitivi. Quando è finita la stagione dei saldi vi vengo a trovare. Sarà assolutamente meglio. Ti aspettiamo. Vi aspettiamo, anzi. Vai, facciamo una trasferta. Ciao cari, grazie. Grazie. Ciao, grazie anche a Luigi che ci ha supportato su tutta la rete. Grazie Luigi. Ciao Paolo, ciao. Ciao ragazzi, grazie. Ciao.